stesso e si guardava bene dallo scendere. Non do birra alle streghe bistriche, se non mi prende nel sacco mi lega. E la strega bistrica lo rassicurò. Non sono chi credi, sono sincera. Arrivata son questa mattina. Pierino Pierone, dammi una birra con la tua bianca manina. E intanto disse, intanto fece che Pierino Pierone si persuase e scese a darle una birra. La strega bistrica lo ficcò subito nel sacco. Arrivati a quel cespuglio, dovette di nuovo fermarsi per un bisognino, ma stavolta il sacco era legato così forte che Pierino Pierone non poteva scappare. Allora il ragazzino si mise a fare il verso della quaglia. Passò un cacciatore con un cane cercando quaglie, trovò il sacco e la perse. Pierino Pierone saltò fuori e supplicò al cacciatore di mettere il cane al posto suo. Quando la strega bistrica tornò e riprese il sacco, il cane lì dentro non faceva che dimenarsi e guaire, e la strega bistrica diceva: Pierino Pirone, non ti rimane che saltare e guaire come un cane. Arrivò alla porta e chiamò la figlia: Margherita, Margheritone, vieni giù e apri il portone e prepara il calderone per pulire. Quando fece per rovesciare il sacco nell'acqua bollente, il cane furioso sgusciò fuori, le mosse un polpaccio e saltò in cortile e cominciò a sbranare galline. Mamma mia, che casi strani, tu per cena mangi cani, disse Margherita Margheritone. E la strega bistrica: figlia mia, riaccendi il fuoco, io ritorno qui tra poco. Cambiò vestito, si mise una carrozza e tornò al pero e tanto disse, tanto fece che Pierino Pirone si lasciò acchiappare un'altra volta. Questa volta non si fermò in nessun posto e portò il sacco fino a casa dove sua figlia l'aspettava sull'uscio. Prendilo e chiudilo nella stia, le disse, e domani di buon'ora, mentre io son via, fallo in spezzatino con patate. Margherita Margheritona lì domani mattina prese un tagliere, una mezzaluna e aperse lo spiraglio nella stia. Pierino Pierone, fammi un piacere, metti la testa su questo tagliere. E lui: come? Fammi un po' vedere. Margherita Margheritone posò il collo sul tagliere e Pierino Pierone prese la mezzaluna, le tagliò la testa e la mise a friggere in padella. Venne la strega bistrica ed esclamò: Margherita Margheritone, figlia mia bella, chi t'ha messo lì in padella? Io, fece Pierino Pierone, su dalla cappa del camino. Come hai fatto a salire lassù? Chiese la strega bistrica. Ho messo una pignatta sopra l'altra e sono salito. Allora la strega bistrica provò a farsi una scarpa.